Pace e bene. Oggi vorrei condividere con te la testimonianza di un religioso che raccontò di aver ricevuto una lettera da un lebbrosario. Era di una consorella che viveva tra i lebbrosi. Scriveva: «Oggi ho avuto tanta forza da una scena che Dio mi ha messo sotto gli occhi. Ho visto un povero lebbroso che non camminava più, un lebbroso che si trascinava senza gambe. L'ho visto aiutare un bambino poliomielitico a camminare. Il piccolo era aggrappato alle sue spalle e lui si trascinava a carponi intorno alla capanna per farlo camminare. La scena mi ha fatto piangere». «Ha commosso anche me», diceva il religioso, «e ho chiesto perdono a Dio per tutte le volte che davanti ad una carità ho detto non posso. Ci siamo tanto abituati a queste due parole che le portiamo in noi costantemente e sono spesso un cliché preparato al nostro egoismo. Quando è che in realtà non possiamo? Se non possiamo fare noi, magari possiamo trovare qualcuno che ci aiuti. Se non possiamo fare oggi, almeno possiamo sopportare, offrire e magari fare poi domani. Se non possiamo fare tutto, possiamo almeno fare qualcosa». È tremendo dire con superficialità «non posso». Spesso bisognerebbe bandire queste parole. Sono parole micidiali, una ghigliottina della carità cristiana. Dire «non posso» è spesso liquidare i problemi senza provare neanche ad affrontarli. Quando non posso veramente, posso sempre calarmi nel bisogno del fratello e magari versare una lacrima con lui o dargli una parola e un gesto di conforto. In conclusione, potremmo chiederci: tante volte diciamo «non posso», ma in realtà è «non posso» o «non voglio». Che il buon Dio ti benedica.